Giornatina di quelle piccole. Oggi è successo letteralmente di tutto, ragazzi. Non devo stare qui a riassumervi tutto quello che è accaduto. Spero che possiate aver seguito. Provo a darvi i riferimenti proprio più importanti temporali di quello che è accaduto in questa giornata qua. Proprio perché è giusto che comunque chi non ha avuto il tempo possa avere una piccola infarinatura. E poi provo a dire anche la mia opinione, perché io oggi ne ho già lette di ogni. Siamo veramente oltre ogni limite, secondo me. Qui si tratta di buon senso, semplicemente. Andiamo avanti, andiamo a spiegare. Intanto c'è una divisione netta, una spaccatura in quello che è il mondo del calcio. Mai come oggi c'è un vero e proprio terremoto. Ricorderete, quando uscì il comunicato della Superlega nell'aprile, mi pare, del 2021, avevamo diverse squadre, tra cui inglesi, spagnole, italiane, che avevano aderito già al progetto, tra le italiane la Juve, il Milan e l'Inter. In questo momento invece abbiamo delle squadre che hanno aperto il fronte, sono interessate ad aderire al progetto Superlega, e delle altre che tramite dei comunicati ufficiali hanno fatto capire che sono contro il progetto Superlega. Abbiamo per esempio il Valencia, abbiamo il Siviglia, abbiamo l'Atletico, in Italia abbiamo la Roma, abbiamo l'Inter. Insomma, ci sono tante squadre che hanno già detto no, noi con la Superlega non vogliamo averci nulla a che fare, perché per mille motivi pensiamo che il calcio debba proseguire in questa direzione con la FIFA, con la UEFA, con l'ECA, bla 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 bla. Questo è il comunicato dell'Inter. E abbiamo anche dei comunicati di alcune federazioni sportive, calcistiche. Abbiamo, per dire, l'Inghilterra. In Inghilterra parlano e dicono che non ci stanno, la Superlega potrebbe rovinare. Abbiamo anche il Manchester United che va in questa direzione qui, quindi sicuramente un club storico. Abbiamo il Bayern Monaco che dice no, noi con la Superlega non vogliamo avere niente a che fare. Quindi stiamo parlando di club che comunque hanno un blasone, sono importanti, sono pesanti, sono ricchi, non hanno necessità magari in questo momento di essere ancora più ricchi. Abbiamo il comunicato ufficiale della FIGC che dice che praticamente vogliono tutelare il campionato nazionale, quello di Serie A. Oggi abbiamo sentito che lo scudetto potrebbe perdere della PIL e che la Superlega quindi non è compatibile con quello che invece è la volontà del calcio italiano. Io ho una sola cosa da dirvi, perché oggi mi sembra veramente guerra. Oggi stiamo parlando di una guerra, oggi non stiamo parlando di sport. Oggi non stiamo parlando di calcio, oggi stiamo parlando di politica, punto. Partiamo da questo presupposto, stiamo parlando di politica. Oggi è e rimane un giorno speciale, importante, fondamentale per lo sport in Italia, in Europa e probabilmente nel mondo. Perché questa decisione di abolire il monopolio della FIFA e della UEFA è e rimane storica. Stamattina abbiamo parlato di Superlega, ma l'abbiamo fatto anche in maniera abbastanza superficiale. Io non avrei mai immaginato che A22 potesse tornare alla carica, mostrare un nuovo progetto, presentare una piattaforma sulla quale ci saranno le partite trasmesse gratuitamente, ci sarà la volontà di avere tre gironi, una sorta di schema piramidale in cui abbiamo il top, il mezzo e il fondo, top e mezzo con tot squadre, il fondo con altre tot squadre destinate a cambiare, a ruotare, qualcuno che entra, qualcuno che esce, discorsi legati alla meritocrazia che è il punto focale del discorso. Però A22 è già partita in quinta con il progetto Superlega, quel famoso progetto di cui avevamo parlato in tempi passati, e ora sarà interessante vedere quella che sarà la posizione invece della Juventus, perché come ricorderete la Juventus ha annunciato che avrebbe iniziato a muoversi per uscire dal progetto Superlega a luglio quest'estate, quando si parlava della squalifica della Juventus dalle coppe europee. Io vi ho già detto in passato che stavo cercando di captare quelli che potevano essere i segnali di questa nuova Juve, perché è la Juve senza Andrea Agnelli. E cerchiamo di capire la Juve di John Elkann in che direzione andrà. Sinceramente non ho idea, non saprei dirvi, sono molto sincero, non ve lo so dire. Non so se la Juventus seguirà questa linea di uscire dalla Superlega perché magari ha firmato dei documenti che
devono per forza di cose far rispettare questo pensiero, non mi sorprenderebbe, e non mi sorprenderebbe nemmeno vedere la volontà di John Elkann per ripulire tutto quello che invece era stato il discorso avviato da Agnelli, o non mi sorprenderebbe nemmeno vedere la Juventus che comunque si considera dentro la Superlega nuovamente senza aver firmato effettivamente i fogli per l'uscita. Io qui non ho la sfera di cristallo, non posso dirvi secondo me che cosa accadrà, questo non lo so, ma detto sinceramente nemmeno mi importa. Oggi ho visto che Andrea Agnelli è tornato a twittare dopo tanto tempo, scritto fino alla fine, postando anche il testo di una canzone degli U2, insomma, eppur si muove. Questa è una giornata in cui si è parlato tanto, tantissimo di Agnelli. Io non credo che ci sia da spendere altre parole sulla posizione di Agnelli, sulla posizione di Florentino Perez, che ha comunque parlato. Io credo che sia necessario evidenziare una e una sola cosa, perché io adesso sto iniziando a sentire un po' di puzza di terrore da chi magari gestisce il calcio in Italia, quindi paura di perdere la poltrona, perché ovviamente in questo momento abbiamo Gravina addirittura che è dentro la UEFA, è un vicepresidente della UEFA, quindi è ovvio che per certi elementi all'interno di chi gestisce il calcio in Italia, come diceva Lucarelli, anzi Fabio De Luigi, c'è un po' di paura, no? Un pochettino inizio a sentirla. Capisco l'Inghilterra e i club inglesi, loro la Superlega la stanno già giocando, è inutile. Non capisco invece, per dire, la Liga, o magari capisco i club che sono contro la Madrid e il Barcellona, non capisco la presa di posizione della Liga, chi dice che la Superlega no, assolutamente un grande male, non so se lo sanno, ma loro hanno Real Madrid e Barcellona che da anni sono praticamente falliti, hanno dei grossissimi debiti con le banche, eppure la Liga mi pare che rimanga un campionato abbastanza visto, di top livello, proprio grazie a quelle che sono le prestazioni dei giocatori di Real Madrid e Barcellona, che sono ancora i club fondatori della Superlega. Ma non è tanto questo il punto, ragazzi. La notizia di oggi non doveva diventare l'ennesima guerra di religione, non doveva diventare l'ennesimo teatrino della volontà di dimostrare le proprie idee, non doveva diventare uno schieramento Superlega contro Champions, contro UEFA e tutto quello che è. Non è Agnelli contro Ceferi, non è Juve contro il resto del mondo, non è Real contro il resto del mondo, non è Barcellona contro il resto del mondo. Qui dobbiamo parlare del futuro del calcio, dobbiamo parlare del futuro del calcio. Quello di oggi è un passo avanti meraviglioso, che non ci debba essere un monopolio è meraviglioso, che le squadre possano essere libere di giocare nel campionato, nella competizione che più le aggrada è qualcosa di meraviglioso. In questo momento abbiamo la Champions, l'anno prossimo ci sarà un nuovo format per la Champions, benissimo, è adeguato? Probabilmente no, anzi è pensato forse addirittura peggio rispetto a quello precedente. Il format proposto nuovo della Superlega da A22 è interessante, per me è interessante, e poi ci sono dei punti che probabilmente andrebbero strutturati, andrebbero cambiati, andrebbero capiti, ma sicuramente dal punto di vista comunicativo A22 questa volta è andata a coprire quelli che erano stati i gravi difetti e che io stesso avevo attaccato nell'annunciare e nello spiegare la Superlega così dal niente. E infatti una delle cose che proprio non mi andava giù era questo diritto elitario di partecipare alla competizione. No, non esiste, la meritocrazia rimane e deve rimanere alla base del calcio. Se tutte le squadre possono parteciparvi per meriti sportivi, meraviglioso, siamo tutti contenti. Da tifoso ho la possibilità di vedere delle partite gratuitamente, sono molto più contento piuttosto che pagare l'abbonamento a una Pay TV, senza ombra di dubbio. Quindi questi sono punti che sinceramente mi fanno molto piacere. Dall'altra parte c'è la UEFA, magari verrà fuori un terzo ente, verrà creata un'altra competizione. Io non so se partirà mai la Superlega, oggi con dei club che si mettono di traverso secondo me diventa anche molto complicato. Cosa fai la Superlega senza il Bayern, senza lo United, senza l'Inter, senza la Roma, senza l'Atletico, senza il Siviglia, senza... cosa fai? Li fai giocare la Champions a queste, poi abbiamo il Real Madrid e il Barcellona che giocano la Superlega magari con squadre come Porto, Feyenoord, anche il Napoli si sarebbe offerto, cosa fai? Robe di questo tipo qui lo vai a rovinare ovviamente il calcio per forza di cose. È ovvio che la notizia bella di oggi è che non bisogna per forza di cose sottomettersi e abbassare il capo di fronte a un'unica istituzione che praticamente si è autoproclamata divinità e si è creata questo monopolio da sola, perché nessuno aveva mai fatto qualcosa di simile precedentemente. Allora che cosa facciamo? Ah, se tu fai quella cosa lì allora io ti punisco. No, questa cosa non esiste.
Questa cosa non può esistere. Dobbiamo sederci, svestirci di tutti i preconcetti, svestirci di tutte le antipatie, le simpatie, Ceferin, Gravina, Agnelli, tutta sta roba qui la mettiamo via, la mettiamo da parte. Ci guardiamo negli occhi e ci diciamo: il calcio così come è strutturato oggi ha garanzie per il futuro? Per me no. Per me no. Perché i club in questo momento hanno necessità di avere dei ricavi distribuiti in maniera più efficace. Gli spettatori hanno necessità di non dover investire sempre cifre più elevate per poter seguire tutte le partite della propria squadra del cuore. E lo spettacolo, l'intrattenimento che viene offerto oggi dal calcio è sempre meno appetibile, sempre meno interessante per le nuove generazioni. Queste sono tre problematiche fondamentali, enormi, che nulla hanno a che vedere con Ceferin Agnelli, nulla hanno a che vedere con Champions League, quindi UEFA o Superlega, nulla hanno a che vedere con le guerre di religione o di posizione o di simpatie o di antipatie, nulla hanno a che vedere con le poltrone. Ma questi sono e rimangono dei problemi che vanno risolti per salvaguardare il calcio, per tutelare il calcio. Il calcio oggi ha necessità di una ventata d'aria fresca, che sia la Superlega, che sia la Champions, che capisce i propri errori e fa un passo indietro. E non mi sembra assolutamente questo il caso, perché la UEFA ha pubblicato un comunicato in cui la volontà, quello che vuol far trasparire, è che no, la Champions invece, a differenza della Superlega, te la guadagni sul terreno di gioco, sul campo, on the pitch. C'è anche un po' di ignoranza pregressa allora in quella che vorrebbe essere la nuova Superlega. A me non me ne frega niente che debba essere la Superlega, a me non me ne frega niente di dover dire: bravo Agnelli, bravissimo, ci sei arrivato prima degli altri. Agnelli sicuramente ha dei punti in cui era più avanti di tutti gli altri e se li hai portati dietro tutti gli altri. Non dimentichiamoci che la Superlega nel 2021 l'avevano firmata tutti o quasi i club interessati. Era pensata male? Sì. L'hanno sistemata? Sì. È giusto che ci sia un monopolio che garantisca le competizioni nei club? No. È giusto che la decisione di oggi abbia tolto questo monopolio? Sì. Dobbiamo per forza partecipare a Champions o Superlega? No. Il calcio ha dei problemi? Sì. È giusto migliorare il calcio? Sì. È giusto focalizzarsi unicamente sui propri interessi, sulle battaglie di religione? No. Sono questi i concetti, ragazzi. Cioè, sono queste le cose che devono rimanere ben qua. Cioè, in un mondo normale, se dobbiamo tutelare il calcio, salvaguardare il calcio, perché ci lavoriamo, perché lo tifiamo, perché lo vogliamo salvaguardare, tutto quello che volete, dobbiamo mettere da parte tutte le simpatie e le antipatie. Non è che dobbiamo per forza di cose Champions, UEFA, FIFA, Superlega, A22. Queste cose lasciamole da parte, eh. Questo è il più grande errore che possiamo compiere. Dobbiamo però cercare di capire quelli che sono i problemi nel calcio. Le squadre sono sempre più deboli, sono sempre più povere, sono sempre più indebitate. C'è una Superlega, che è la Premier League, che giustamente in questo momento magari non ha interesse a entrare se tutti gli anni c'è un discorso di meritocrazia e che quindi va a togliere dei posti fissi permanenti alle squadre di Premier, perché giustamente magari all'epoca hanno detto: beh, io c'ho anche questo spazio tranquillo, non esco mai, sono qui, mi prendo i miei soldi. Se devo mettere invece in discussione quel posto lì, è forse anche la competitività stessa della Premier League, che in questo momento è un gioiellino, chi me lo fa fare? Capisco il governo inglese, non capisco il governo italiano, o almeno lo capisco per un discorso di poltrone, non capisco il governo spagnolo, o almeno lo capisco per un discorso di poltrone. Però per quanto altro tempo il calcio potrà andare avanti con questi presupposti, con persone che non pensano a migliorare il calcio ma pensano soltanto a mantenere il posto fisso? Veniamo incontro alle esigenze del pubblico, che è quello che fa tenere in piedi la baracca e fa girare l'economia. Perché senza il pubblico gli sponsor non vengono, senza il pubblico i giocatori non vengono pagati, senza il pubblico il mercato non lo fai, senza pubblico lo stadio non lo tieni aperto, senza pubblico le pay TV non le paghi, e quindi il pubblico va tutelato in primis, e poi va tutelato anche il calcio, perché non lo sistemiamo da un po' di tempo a questa parte.